Questo programma è offerto da Gazzetta Azzurra TV, produzioni televisive, Promec Aeronautica, Caivano, Cida Alimentari, Nola, Solo Italy SRL, Palma Campania, Area PIP. Centro Studi SIE del dottor Luigi Spirito, Saviano e Aircraft Space Engineering, Area ASI, Nola. Editoriale molto stringato questa sera, quasi inesistente. Si aspettava una prova di carattere degli azzurri di Maurizio Sarri che dovevano in qualche modo sportivamente vendicare la sconfitta dell'andata contro il Lipsia. Una prova di carattere che c'è stata, grande prestazione degli azzurri, vittoria convincente, 2-0, purtroppo non è bastato. Il meccanismo, secondo me un po' contorto e forse anche un po' datato del valore dei gol segnati in trasferta nel 2018 con un calcio dove ormai a prescindere non c'è più molta differenza nell'approccio a una partita tra le partite interne e quelle esterne. Mi sembra un po' anacronistico continuare a tenere in vita questo meccanismo, ma tant'è, c'è. E quindi per effetto di questo meccanismo il Napoli va fuori dall'Europa League. Qualcuno dirà che era quello che si voleva, io non faccio illazioni né inferenze di sorta, dico soltanto che il Napoli ha riscattato con questa prestazione di questa sera la brutta prova di 7 giorni fa e quindi ha salvato decisamente la dignità e la faccia. Nel contempo, però, da questa sera e da domattina ci si potrà concentrare su quell'unico vero obiettivo di questa stagione, che è il triangolino tricolore. Poi quel che sarà, sarà, non, nessuno garantisce al Napoli di farcela, anche perché di fronte c'è un avversario che si chiama Juventus, che quando fai testa a testa è abituata a vincerli 99 volte su 100, quindi fate tutti i dovuti scongiuri e i gesti apotropaici che più vi aggradano, vedremo quel che sarà, a partire già dalla sfida di lunedì sera che attenderà il Napoli in quel di Cagliari. Allora, il bello della diretta, squilla anche il telefonino. Parleremo questa sera di questi e di altri argomenti con Francesco Infranca. Buonasera Buonasera Francesco. Con Max Bonardi, ciao a voi. Ciao Max. Silvio, buonasera. E con Sergio Curcio, ciao Sergio, Ciao buonasera. Silvio, buonasera a tutti gli amici di Telecapri Event. Grazie Sergio. Buonasera naturalmente a tutti voi anche dal sottoscritto, Silvio Elia Ferrara, dalla Gazzetta Azzurra TV e dalla grande famiglia televisiva di Telecapri Event e Telecapri Sport. Naturalmente, come sempre, faccio un saluto e un ringraziamento preliminare al nostro referente televisivo che è Pasquale Turco, a Fabio Turco alle camere in studio e a Gerry Tucci, il grande Gerry Tucci in cabina di regia. E allora, io direi bando alle ciance, più tardi avremo anche, si spera di riuscire a realizzarlo un collegamento telefonico con il collega e amico Paolo Del Genio, che naturalmente commenterà insieme a noi l'esito e lo svolgimento della partita. Io parto subito da Francesco Infranca. Chiaramente la domanda si pone da sola. Francesco, che Napoli hai visto? Che partita hai visto? Concordo con l'editoriale con la quale esordivi tu. Il Napoli ha sicuramente riscattato una prestazione opaca, ha salvato la faccia e credo che la conferenza stampa post gara di andata e la conferenza stampa pre gara di ritorno poste in essere dal nostro Maurizio Sarri abbiano un nesso di conseguenzialità, si possano incastrare l'una all'altra perché nel post partita lui bacchettava, tra virgolette, se stesso, assumeva
quasi come capitani coraggiosi, lui avanti e il gruppo dietro, l'onere e l'onore di non aver supportato e sopportato con le proprie scelte una partita che magari sicuramente sul piano mentale doveva essere approcciata diversamente, e lui accomunava tanto coloro i quali avevano giocato meno quanto coloro i quali erano entrati dopo, i presunti titolari. Ieri ha detto un'altra cosa, ha parlato di Brenda Napoli, ha detto che era necessario riscattare una magra figura o comunque una figura non da Napoli, fermo restando che comunque il Napoli non ha un grosso aplomb a livello internazionale sul piano numerico delle vittorie, ma ricordiamo che non, durante la gestione De Laurentiis con Sarri abbiamo fatto tanto bene spaventando, ahimè solo spaventando, Real Madrid e City. Con Benitez siamo arrivati a una semifinale di Europa League scippata da un gol non in fuorigioco, praticamente in nettissimo fuorigioco. Grida ancora vendetta quella semifinale. Con Mazzarri abbiamo spaventato il Chelsea che poi si laureò campione. Insomma, questo brand, ed è quello che secondo me faceva notare Sarri, e quello che ha detto, secondo me, ha caricato di, tra virgolette, responsabilità il gruppo, vecchi e nuovi titolari, presunti tali o eventuali riserve, di un amor proprio che in questo momento, come rimarcavi tu, è necessario, perché a prescindere che hai salvato, tra virgolette, la faccia, gli hai fatto rimangiare un po' di veleno a coloro i quali avevano forse troppo facilmente storto il naso alla luce di quello che era successo al San Paolo la settimana scorsa. Però anche, soprattutto in proiezione di quello che poi sarà da qui a fine campionato, il testa a testa con la Juve, il tuo competitor, mi viene da dire, permettetemi la presunzione, loro sono il nostro competitor, almeno numericamente, visto che siamo noi in testa già da un bel po' e loro rincorrono, però è questione di lana caprina. Dicevo, il testa a testa, avere, oltre che una squadra che gioca a memoria, sia pur limitata numericamente, ma magari ci possiamo anche ritornare su questa cosa, non è proprio così, avere un diktat, un canovaccio tecnico-tattico importante, supportato da una presa di consapevolezza, se mi passa il termine, secondo me è importante. Io credo che Sarri abbia fatto una cosa intelligente, qualcuno lo taccia di provincialismo, io invece nella conferenza stampa della settimana scorsa e in quella di ieri ho visto tanto Mourinho, noi, una continuazione, noi, come a dire, noi, io, lo staff tecnico e la squadra qui, gli altri, che gli altri non ha definito chi, ma secondo me gli altri possono essere i tifosi, il pubblico avverso, il competitor, i giornali, chiunque, non ha fatto noi gli amici contro i nemici, lui ha detto noi, e ha rafforzato secondo me l'amor proprio di questa squadra. Ci sono giocatori che per Mourinho si butterebbero nel fuoco, io credo che Sarri magari non ha il physique du rôle perché non spagnoleggia ma più toscaneggia, però credo che questa cosa possa essere un viatico per andare meglio anche in funzione del testa a testa con la Juve, che come rimarcavi tu non è affatto semplice. Interessante questa considerazione sul parallelo Sarri-Mourinho. Max, che cosa ti è piaciuto del Napoli di questa sera e che cosa invece ti ha lasciato un po' con l'amaro in bocca? Io credo che fondamentalmente, al di là del risultato, voglio dire, io se fossi un tifoso del Napoli sarei arrabbiato perché a un certo punto uscire da una competizione quando tu hai dimostrato che approcciando la in maniera diversa all'andata e giocandosi come se l'è giocata il Napoli tranquillamente al ritorno, potevi superare il turno e potevi mettere in cascina punti importanti per la tua classifica UEFA e quello che riguarda la graduatoria per il futuro sorteggio che tu andrai a sostenere, secondo me è stato un atto, ancora una volta un atto di presunzione che mi è sembrato una replica di quello che era successo con la prima partita di Champions League, ovvero sia con lo Shakhtar. Devo dirti che sinceramente il Napoli ha mostrato di essere nettamente più forte dell'Ipsia stasera, ma nettamente più forte. E la cosa che sorprende e che dà ancora più fastidio è che all'andata il Napoli era in vantaggio quando giocavano le seconde linee.
E invece uscita dal campo dopo le sostituzioni, quando erano entrati tre titolari, i titolarissimi, i famosi titolarissimi, ed è uscita dal campo perdendo 3-1. Quindi significa che se da una parte l'approccio di Sarri inizialmente è stato di, diciamocelo apertamente, snobbarla la competizione, probabilmente poi, viste le critiche che ha subito, che ha sentito e che il Napoli ha dovuto sostenere, a un certo punto si è dato una scrollata e ha cercato di rimotivare questo gruppo, però quando i buoi erano scappati, perché riuscire poi a ribaltare un risultato di 3-1 fuori casa non è così poi così semplice. Il Napoli ci ha provato, ha avuto le sue occasioni. Probabilmente se fosse andato avesse fatto il secondo gol almeno nel primo quarto d'ora del secondo tempo, saremmo a parlare di tutto un altro risultato e di tutta un altro esito. Ma alla fine che cosa porti a casa? Porti a casa una bella vittoria, sicuramente, vittoria di Pirlo, ovviamente. un'esperienza. Guarda, l'unica cosa che posso pensare, ecco, magari fosse una prova generale per lo Juventus Stadium. Ecco, potrebbe anche essere una, guardarla in questa ottica, anche se così lontana, di andare con una certa spregiudicatezza a giocarsi una partita fuori casa. Sergio, anche a te un commento chiedo sulla partita di questa sera. Ma io devo fare un rewind. Devo andare alla partita di 7 giorni fa. Fallo. Quando c'è stato il primo macroscopico errore da parte del nostro allenatore, sia in sede di presentazione della gara, sia di preparazione mentale della stessa gara con i giocatori che andavano in campo. Poi durante la gara sei andato in vantaggio con un gol di un ass. E tu, per tenere fede a quelli che erano stati i cambi che avevi predeterminato, hai tirato fuori come primo giocatore proprio un as che in quel momento viveva il suo momento di maggiore esaltazione. Poi stasera hai giocato con le seconde linee quando 3 giorni dopo avevi la terz'ultima squadra del campionato italiano, quota 17, gol subiti, un tumulo e una montagna. E hai giocato con le seconde linee per presentare i titolarissimi che, mentalmente portati a dover vincere la nona gara consecutiva, che è stato un ulteriore record e primato del Napoli di tutti i tempi, Napoli Sarriano in particolare, una squadra che non ha mai tirato in porta, che non ti ha mai impensierito e ha creato invece da un punto di vista psicologico dei problemi proprio ai titolari, che su quel campo, in quelle condizioni, hanno cercato di gestire meramente la partita senza correre nessun rischio, ma neanche senza avere la forza e la voglia di andare a chiuderla. Tu giovedì in trasferta mi presenti una squadra razionalmente messa in campo, con intelligenza, con una struttura che era valida, e questo ti fa capire che il Diawara che hai visto al San Paolo con dei titolari vicini è un altro giocatore, perché deve crescere, lo devono aiutare i vari Albiolli, i vari Hamsik, i vari Allan. Diawara ha sbagliato stasera diverse cosettine, però ha giocato con grande concentrazione. E allora io qua dico, e smentisco il mio carissimo amico Francesco, che Sarri si è dimostrato purtroppo ancora un po' provinciale. Perché Max faceva riferimento al brand che peraltro è stato richiamato da Sarri. Il Napoli non poteva permettersi di farsi eliminare, perché questo 2-0 è vero che ti dà. Io non parlo di salvare la faccia, questo 2-0 mi crea solo rabbia, perché anche al San Paolo era chiaro che il Napoli fosse più forte di quella squadra che ha solo 3 giocatori importanti, e poi tanti giovani inesperti che hanno stasera denotato limiti di carattere mentale, con una paura fregata nel secondo tempo, che hanno giocato senza giocare palla, e soprattutto con limiti di esperienza. Il secondo gol
È vero, Calleone ha tagliato una gran palla, ma il difensore è rimasto a guardare. Se c'era un Chiellini lì, quella palla non te l'avrebbe mai fatta prendere in un modo o in un altro. 98. Quindi voglio dire, mi dispiace, ma questa è stata l'ennesima volta in cui il Napoli si è giocato una grande fetta di credibilità a livello internazionale. E sono, scusatemi il termine, ma siamo quasi in fascia protetta, sono incazzato, perché questa vittoria, che ho ribadito prima essere una vittoria di Pirro, può lasciare aperti degli strascichi importanti, soprattutto se lunedì contro un Cagliari che cercherà l'impresa sicuramente, qualche giocatore impegnato stasera, come Mario Rui che è uscito per un mezzo acciacco, o Insigne che ha giocato tutti i 90 minuti, non dovessero essere all'altezza di quella che la partita, delicata partita di Cagliari, richiede. Quindi siamo fuori dall'Europa come squadra capolista del campionato italiano e qua ti tiro bonariamente le orecchie. Sentiamo invece che un Atalanta, che non ha il fatturato del Napoli, anche se ha uno stadio, ma ha una progettualità societaria, si sta giocando il passaggio agli ottavi di finale con una rosa che certamente non è superiore a quella del Napoli, né per qualità né per esperienza. Sì, io perdoni, volevo solo rubare 30 secondi, lo volevo aggiungere, no, una cosa che diceva Bonardi. Dando la parola. Abbiamo esordito male in Champions League, però l'altro ieri abbiamo visto tutti Shakhtar Roma, almeno a casa loro gli ucraini non sono una brutta squadra. Magari noi abbiamo l'avventura di Champions League quest'anno è iniziata male, l'abbiamo già preparata male come trasferta con l'anticipo di Bologna, tutta una serie di problemi di tipo logistico strutturale. Però non sono proprio una brutta, almeno a casa loro. La Roma poteva fare un altro gol. Ma per me battuto, però c'ha quei tre piccoletti davanti. Ma non sono male. È una squadra quadrata. Dunque, magari non voglio fare l'avvocato del Napoli, no. Però rivalutiamo anche la sconfitta. Io dico solo una cosa. Perché ho detto il discorso presuntuoso? Perché se ti ricordi bene, all'andata con lo Shakhtar, il Napoli gioca senza Mertens e Allan, che erano i due giocatori più in forma al momento. Assolutamente. Poi questo, tu mi insegni che in un gironcino come quello di Genova, volevo rivalutare, dove sono sei partite, facciamo rispondere Francesco. Dove sono sei però, partite, Francesco, visto che tu hai necessità di iniziare con il piede non giusto, ma correttissimo. Sono d'accordo. E purtroppo anche lì è venuto fuori una sorta di situazione, io non voglio Francesco, puoi replicare però, a quello però, che però mi sembra che qualche errore sia facciamolo stato commesso. Secondo me c'è un problema di fondo, è che per vincere bisogna prima perdere tanto. Nel basket la Juve Caserta lo ha insegnato, nell'NFL i Patriot di Tom Brady lo hanno insegnato. Io credo che è vero che vincere aiuta a vincere, però negli ultimi 10 anni l'Italia è stata cannibalizzata dalla Juve, tranne qualche spot, sì, ma la Supercoppa Italiana, la Coppa Italia, che comunque sono tra virgolette competizioni, non mi permetto di dire inferiori perché sembra voler delegittimare coloro i quali hanno vinto rispetto a noi, però credo che è vero che vincere aiuta a vincere, però tu devi fare un percorso, secondo me un excursus di sangue amaro, se mi passi il termine, di veleno. Magari questa, visto che questo è il terzo anno di Sarri, è comunque il terzo anno di questo gruppo, e tu comunque un po' di fiele lo hai masticato. È parecchio, direi. Il gol di Zaza parecchio, magari direi. Chiama ancora vendetta. Io non dico che è assiomatico, se perdi tanto poi alla fine vinci tu, perché sennò sarebbe estremamente semplice. Fai 2, 3, 4 campionati così, un po' zero, e non è così. Però credo che anche alla base di esperienze regresse, che sono sia esperienze di campo che esperienze mentali, io credo che oggi come oggi questa squadra il gol di Zaza non lo prende,
perché quando parte la ripartenza con Hamsik che teneva le mani sulle gambe e Allan che provava a rincorrere il centrocampista avversario e non lo prendeva, sì, ma... uno esce e si piglia anche l'espulsione, lo falcia alla tre quarti, Zazza non la prende mai, ma quella soprattutto palla. Soprattutto perché nel primo anno Esperienze. Di Sarri avevamo ben altri centrocampisti rispetto questo, a quelli che abbiamo. Ma mi fai dire una cosa? Ma sì, come no? Vai, vai. Io voglio pregare di poter dire qualche volta qualcosa anch'io. Dicevo soprattutto perché nel primo anno di Sarri avevamo ben altri centrocampisti che non quelli che costituiscono l'attuale sestetto di centrocampisti azzurri. Io sono d'accordo con quello che diceva Sergio. Sergio è in crescita, no, anche se fa ancora degli errori. Francesco ha detto delle cose. No, io volevo soltanto sapere, sei d'accordo che Sarri ha peccato di provincialismo? Fondamentalmente Sergio lo sa, io amo difendere sempre la figura dell'allenatore, ma perché, per l'amor di Dio, perché credo che l'allenatore sia come posso dire la piramide di un lavoro di fondo, cioè l'iceberg o la piramide, vedi solo la parte di sopra, ma sotto c'è tanto. Io credo che ci sia un pregiudizio, magari non nostro perché ormai lo conosciamo, però anche di chi lo vede, magari non i giornalisti napoletani, chi lo vede una volta a settimana. Oggi c'è tanta differenza tra chi sa fare e sa far fare rispetto a chi sa, però è più si vende meglio lo chatouche, la giacca importante. Sarri è uno che si vende male perché no, non Francesco, si fa la barba, no, Francesco, perché risponde male, perché usa una gergalità anche un po' volgare per rafforzare le proprie teorie. No, Francesco. Io però a volte anche in talune scelte. No, pecca di provincialismo, non mi permetterei mai. Diciamolo, è un usato in maniera, ti ripeto, non offensiva. Però magari potrebbe fare delle scelte differenti, sicuramente sì. Usato in relazione, secondo me il termine provinciale in relazione a quello che lui stesso è stato capace di creare con il Napoli, anche a livello internazionale. Secondo me lui ha consapevolezza che ci sono dei limiti. Una squadra e un allenatore che vengono incensati e riempiti di elogi da mezza Europa, in particolare da un certo Guardiola, che è molto più giovane di Sarri, ma che ha masticato calcio ad alti livelli da quando aveva 18 anni, ti deve far capire che certe scelte, certi condizionamenti, non li devi avere, non li devi subire e non li puoi trasportare nell'ambito della squadra, proprio perché tu sei... e qua credo che nessuno mi possa smentire, il vero top player, l'artefice di questo successo che il Napoli sta avendo. Ora, mangiarsi le mani per un 3-1 interno perché hai giocato la partita male, sia in sede di presentazione, siamo ai limiti della follia con queste partite, giochiamo dopo 60 ore, ma giocate contro la Spal, non ci avevi la partita contro il Milan, l'Inter o la Juve, o non ci metto la Juve o la Lazio. Era una situazione nella quale avresti dovuto e potuto fare delle scelte come le hai fatte invece questa sera, razionali, concrete e ottimali per la resa della partita. Perché ribadisco un concetto, stasera abbiamo visto i limiti di una squadra che in Germania è terza, quarta, mi pare, perché domenica, quinto posto, perché domenica ha perso in ha perso 20 punti nella Bundesliga, è a 20 punti dalla Bayern, mentre invece tu sei capolista di un campionato nel quale la squadra che ti insegue è la Juventus, che ha 2-3 punti in più già della scorsa stagione. Quindi tu, se sei in questo momento un allenatore che deve miracol mostrare, per usare un termine letterario, mi pare che le tue scelte non le debba fare dopo che hai perso 3-1 in casa, per toglierti, tra virgolette, uno sfizio sprecando energie che avresti potuto risparmiare nella gestione di una gara se avessi giocato meglio le tue chance e le tue carte al San Paolo. Questa è la mia tesi. Perché obiettivamente le energie le ha sprecate il Napoli stasera, le ha messe. È una squadra che comunque fino in fondo ci ha provato e non c'è riuscito, quindi ancora di più
ti rimane l'amaro in bocca, ti rimane la carica di aver capito che te la puoi giocare fuori casa come giochi in casa alla fine. Questo è la, ma d'altra parte non avevi bisogno di Lipsia per avere questo tipo di... Con Napoli di Sarri questo si è capito già da diversi tempi. Non avevi bisogno di Lipsia questa cosa, perché certo, quando te la sei andata a giocare alla grande, almeno per un tempo, o con Real Madrid o con Manchester City, beh, vuol dire che tu sei... Se hai una squadra quadrata, è una squadra che se la può giocare all'estero con chiunque. Però Silvio, perdoni, voglio fare solo una considerazione. Di tipo numerico, da quando esiste l'Europa League, che ha assorbito tanto Europa tra virgolette minore, perché le quattro più importanti dei campionati maggiori delle leghe europee vanno tutte in Champions. Dunque sicuramente l'Europa League, almeno all'inizio, non è la Coppa UEFA che per esempio abbiamo vinto noi, con Stoccarda, Bayern, la stessa trasferta con Lokomotiv Lipsia. Però leggevo un'analisi statistica fatta su una nota rivista sportiva, calcistica, dove faceva notare come dalla creazione dell'Europa League tutte le squadre che l'hanno vinta nel loro campionato in quella stagione hanno fatto male, o comunque se non hanno fatto male hanno avuto un distacco importante dalla vetta. E da rimarcare questa cosa, io leggevo chi ha vinto l'Europa League. Lo Shakhtar fondamentalmente c'ha una partita competitiva nel suo campionato che è con la Dinamo Kiev, ma è un campionato comunque, una lega tra virgolette non importantissima. Il Porto, quando ha vinto l'Europa League, è finito a 10 punti dal Benfica, e anche il campionato portoghese, fatta eccezione Porto, Benfica, Sporting, magari Vittoria Guimarães, Braga, che è in ottica Mendes. E dunque, se il Siviglia, quando ha vinto, Siviglia l'ha vinto 5 anni di seguito, Monchi, l'attuale direttore sportivo della Roma, è un fenomeno nel realizzare plusvalenze, ma un anno sono finiti quasi a 20 punti dal Barcellona, sì, però, è vero, hanno alzato un trofeo, però problema, noi in questo momento magari abbiamo un'esigenza un po' più importante. Il problema è un altro, dobbiamo dirlo, che... queste squadre che vanno a fare l'Europa League non sono quelle che arrivano seconde in campionato. Nei principali campionati ci vanno le prime quattro in Champions, quindi stiamo parlando già di una squadra che è quinta. Quindi che finisca sesta o settima, mi pare un ragionamento quasi normale. Non è che tu devi necessariamente... Noi abbiamo, come posso dire, un'esigenza un po' più... Infatti il ragionamento che faceva era solo limitato a questo momento storico. Perciò lui diceva la Coppa UEFA che vinse il Napoli tanti anni fa era ben altra coppa, era di questa Europa League, perché allora in Champions, allora Coppa dei Campioni ci andava solo il primo classificato, oggi ci vanno in quattro, quindi è chiaro che è però devi pure pensare una cosa, che c'è la scrematura del primo turno del girone di qualificazione della Champions e qualche volta cade una delle grandi. E quindi te la trovi, ma non è certo quello, ma non è certo quello che ti compensa, però la Coppa UEFA la storia dimostra. Cioè, il più delle volte, Max, allora negli anni 80 le squadre che facevano la Coppa UEFA paradossalmente quell'anno erano più forti di quelle che facevano la Coppa dei Campioni, perché erano squadre che in genere chi fa l'Europa League la vince l'Europa League. Non certamente chi scende dalla Champions League, cioè, e va all'Europa League. Io stasera, questo è un dato di fatto. Ribadisco un concetto, sono incavolato nero, perché stasera abbiamo avuto netta, non la sensazione, ma la certezza che questo Napoli poteva arrivare perlomeno alle semifinali. E poiché io, e da questo punto di vista, non posso non essere d'accordo con Silvio, sono benitezziano per il modo di concepire il calcio, il modo di giocare le partite europee e vincere trofei come ha fatto Benitez comunque tra Supercoppa e Coppa Italia in due anni, ne ha vinti due, e credo che sia un fatto che è di stimolo per una società, per un club, è normale che io stasera non possa che essere arrabbiato. E poi c'è un'altra cosa, Silvio, un'ultima cosa. Credo che poi il fatto poi di puntare tutte le fiche su un solo obiettivo poi diventa ancora più un carico. Silvio è stato perfetto nell'editoriale. Un carico di responsabilità gigantesca. Già ha fatto capire come paradossalmente adesso crescano le responsabilità
E forse anche le difficoltà, perché di fronte non è che abbiamo la Fiorentina, la Lazio o anche la Roma che si sta, diciamo, rigenerando con Di Francesco. Abbiamo una squadra che viene da 6 scudetti consecutivi con un allenatore che non le manda a dire, ma soprattutto che dialetticamente se la cava molto meglio del nostro allenatore, tant'è che quella battuta, ma se uno vuole allenare solo in settimana c'è anche la Lega Pro. Lega Pro. E quindi, e Sarri gli ha risposto, anche in Lega Pro ci sono degli ottimi allenatori, per dirti che da questo punto di vista il confronto è già cominciato. Da questo punto di vista il confronto dialettico è già cominciato. Il confronto dialettico per me è già 1-0 per Allegri. Non so se rendo l'idea. Se ha dimenticato, sì, però quando allenava in C2 a Sassuolo. Lascia perdere. Ragazzi, mi devo fermare un attimo perché dobbiamo andare in pubblicità. Però è simpatico questo fatto. Certo, approfittiamo dello stacchetto pubblicitario per aspettare il nostro collegamento telefonico. Intanto io vi ricordo i main sponsor di questa trasmissione, che sono Gazzetta Azzurra TV Produzioni Televisive, la Promec, azienda leader nel settore metalmeccanico, ferroviario ed aeronautico, che ha sede in Caivano, area ASI, la Cida Alimentari SRL, supermercati di qualità a prezzi da discount, con sede in Nola, alla via Milcare Boccio e via Cimitile, alla Solo Italy SRL, produzioni tessili artigianali, Palma Campania, località via Gorga, area PIP, centro studi SIE del dottor Luigi Spirito, corsi di formazione in sicurezza elettrica su tutto il territorio nazionale, consulenze e progettazione di impianti tecnologici Saviano, alla via San Paolino 74, e infine dalla Aircraft Space Engineering, azienda leader nel settore della componentistica aeronautica ed aerospaziale, sita in Nola, località Bosco Fangone. 3 minuti di pubblicità, di poi senza altre interruzioni fino al termine della trasmissione. Eccoci tornati in diretta. Allora, io intanto direi di analizzare un po' più nel dettaglio la partita di questa sera, che comunque rimane l'elemento clou della serata, al di là poi di quelli che saranno i riflessi dell'esito di questo doppio confronto Napoli-Lipsia. Allora, analizziamo un po' la prova dei reparti. Sergio, parto da te questa volta a ritroso. Analizziamo un po' la prova dei reparti. Reparto difensivo, reparto di mezzocampo, reparto offensivo. Sergio, mi rivolgevo a te. Sì, credevo che non... Allora, sì... Vedi, avevo capito bene. Allora, abbiamo la diretta che aspettavamo, sì. L'amico e collega Paolo Del Geno. Ciao Paolo, buonasera. Ciao Silvio, buonasera a tutti. E allora Paolo, il Napoli esce fuori dall'Europa League, però lo fa in maniera estremamente dignitosa, con una prova molto convincente in quel di Lipsia, una vittoria 2-0 che non ammette repliche, visto anche la qualità espressa dagli uomini di Sarri in campo. Qual è il rammarico, se il rammarico hai, che ti resta questa sera dopo questa partita? Ma il rammarico, sì, proprio detta secca, è che il Napoli esce con una squadra meno forte del Napoli, oggettivamente, esatto, meno forte. Insomma, io, seguendo molto anche il Lipsia, l'avevo detto prima che si giocassero le due partite, Napoli è superiore al Lipsia. Però il calcio è anche questo, il calcio in una stagione così particolare come quella che sta facendo il Napoli, dove il Napoli non è che sta lottando per il terzo, quarto o anche per il secondo, terzo, il Napoli sta lottando per il primo, secondo, e questo è entrato talmente nella testa dei giocatori che ha purtroppo portato a qualche calo di tensione. Mi è piaciuta però l'idea di stasera di Sarri. All'inizio ero rimasto un po' anche perplesso, perché mette 7 titolari? Secondo me, più che pensare al dosaggio dei minuti per questioni di carattere fisico, ha pensato al discorso mentale. Bravo. A dare alla squadra un segnale forte: noi siamo forti, quando giochiamo con la testa noi siamo difficili da superare, ed ha ottenuto secondo me quello che voleva. Anche in proiezione campionato può essere utilissima la serata di questa serata qui. Sì, sono assolutamente d'accordo con te, anche perché volevo chiederti proprio questo, cioè questa vittoria convincente potrà avere dei riverberi positivi anche nell'approccio alle gare prossime di campionato, no? Sì, è un'aggiunta, diciamo, è una piccola aggiunta, però qui non si può tralasciare nulla, quindi lui ha voluto aggiungere questa ulteriore iniezione di fiducia da questo punto di vista, dire: quando noi ci siamo con la testa è difficile che ci riescono a contrastare gli avversari. E questo stasera andava confermato in una situazione difficile proprio mentalmente, perché il 3-1 dell'andata ti poteva svuotare di motivazioni. In campionato, devo dire la verità,
le motivazioni ti arrivano abbastanza naturali, sono altissime. Basta guardare la classifica e ti arrivano le motivazioni. Certo, certo. Paolo, se tu dovessi fare una, stilare una piccola classifica meritocratica degli interpreti del Napoli di questa sera, chi ti è piaciuto maggiormente, chi ti ha deluso? Fai un attimo un resoconto dei, dei giocatori azzurri questa sera. No, la forza del Napoli è che tra il voto più alto e il voto più basso passa pochissima differenza, perché stiamo facendo un ragionamento di collettivo. Certo. Questa squadra, quando giocano bene tutti, giocano, non ci sono poi prestazioni particolarmente negative, semmai ce n'è qualcuna particolarmente positiva, ma non ci sono prestazioni particolarmente negative. Quindi io direi tutti quanti molto bene, con qualche giocatore che merita una nota particolare, perché poco impiegato, in su tutti penso a Tonelli ovviamente, no? Che ha giocato, certo, certo, mai praticamente, si è fatto trovare pronto. Paolo, io non so quanto tempo ancora hai, perché so che ti ho distolto dal tuo appuntamento radiofonico. No, abbiamo chiuso, il radio abbiamo chiuso. Ah, va bene, allora io adesso chiedo ai miei amici di cordata di questa sera se c'è qualcuno che vuole chiederti. Perché chiaramente sto in macchina, quindi potrebbe cadere la linea. Va bene, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Se accadesse ti assolveremmo sicuramente. Chiedo a Francesco. Io, Paolo, buonasera, sono Francesco in Franca, ciao. Volevo farti una domanda, magari vediamo se sei d'accordo, so che sei un appassionato di tattica come il sottoscritto. Parlavamo del valore di questa squadra del Napoli. Un minuto, forse meno. Mi senti? Ti dobbiamo richiamare. Allora, Jerry, si è interrotta la comunicazione, detto, d'altronde Paolo lo aveva detto, del resto. Lo aveva anticipato, quindi si è, abbiamo qualche problema, ma riproveremo perché abbiamo lasciato un bellissimo discorso in sospeso con Paolo. Allora, Sergio, stavo a te, avevo chiesto dei reparti. Allora, io vengo subito ai nomi che avevi chiesto a Paolo. Per me ci sono quattro giocatori in particolare che si sono distinti per continuità, per sagacia e per volontà nel giocare la partita. Comincio da Reina, che è stato di un'attenzione massima su tutte le palle. Continuo con Albiol, che ha registrato in maniera impeccabile la difesa, che è stato il reparto più importante della serata per quanto concerne la squadra. Poi Allan, che è stato ancora una volta un trascinatore enorme, impagabile rispetto a delle piccole defiance di Hamsik e dello stesso Diawara, per inesperienza, per età. E poi, se mi consenti, credo che Insigne abbia fatto una grandissima partita per intensità, per qualità, per i ripieghi. Quindi io direi difesa 8, centrocampo 7 ed attacco 6,5. Con l'eccezione appunto di Insigne, che merita un 7 abbondante proprio per quello che è riuscito a fare, non ultima la rete che ha riacceso un pochino tutte le speranze. Mertens, del colpaccio, come l'hai visto? Mertens l'ho visto, si è impegnato indubbiamente, però è rimasto un po' troppo chiuso tra i centrali, ha voluto probabilmente lasciare campo soprattutto alle giocate degli esterni o agli eventuali inserimenti di Zielinski quando ha giocato al posto di Hamsik e dello stesso Hamsik. Hamsik ha avuto una palla molto bella nel primo tempo che gli è stata poi quasi rintuzzata dal difensore, che l'ha involontariamente poi ha creato un passaggio per il portiere che a me non sembrava certamente un fulmine di guerra tra i pali dell'Ipsia. Quindi direi che è una prestazione che ha confermato la superiorità netta di questo Napoli rispetto ad un avversario che, ripeto, in Bundesliga sta meravigliando perché è una squadra giovane e non soltanto di età per il livello medio dell'età dei suoi giocatori, ma giovane proprio come costituzione. Questa è nata nel 2009 e nel giro di 7 anni si è imposta all'attenzione, dando anche un pochino di fastidio alle squadre della Germania occidentale, perché comunque viene dall'estrema propaggine orientale della Germania e quindi non tutti vedono di buon grado questo Red Bull Lipsia, che non è il Lokomotiv Lipsia che noi ricordiamo, certo, perché certo. Mi pare abbia giocato anche contro Napoli in passato. Esatto. Max, anche a te. No, io ti dico una cosa, l'unico giocatore sul quale io ho avuto qualche perplessità per come ha giocato è Diawara.
E devo dirti che ancora una volta Diawara non mostra di riuscire a... C'è? Allora ti prego di scusarmi Max, ma abbiamo recuperato Paolo Del Genio. Paolo, eccoci. Superato qualche tunnel. Allora io ti ripasso Francesco in Franca che ti stava ponendo una domanda. Ti chiedevo... Parlavamo della qualità di questa squadra a prescindere dalla partita di stasera. Ti chiedevo se in generale concordi sul fatto che quest'anno, a prescindere dal gioco, ma proprio come approccio tecnico-tattico alle partite, la qualità espressa dal gioco del Napoli è sicuramente superiore alla somma dei singoli talenti messi in campo ogni domenica dall'allenatore. E dunque c'è qualche cosa di più che va ben al di là della semplice... come dire, giocata singola o qualità dei singoli o dei tre reparti di gioco. Sì, la possiamo prendere, la possiamo anche girare, possiamo dire che poi le qualità individuali vengono esaltate all'interno di questo sistema di gioco. Esatto. Come la mettiamo? La mettiamo, il dato che emerge che questa squadra va oltre le sue potenzialità tecniche, fisiche, individuali, va molto oltre, perché se facciamo la somma del valore individuale di tutti i calciatori del Napoli non è una somma che ti porta a pensare che una squadra che vince nel 21 su 25, fare 76 punti e tante altre belle storie che possiamo e che stiamo raccontando. Quindi sicuramente in questo discorso si racchiude in un grande merito di Maurizio Sarri. Poi è logico la precisazione che fa qualcuno che non vuole saltare Sarri, la trova un po' fine a se stessa, nel senso dico, però Sarri con l'Empoli non l'ha vinto il campionato, grazie al cavolo, però con il Napoli e con l'Empoli è andato oltre le possibilità di questa squadra e quindi l'allenatore bravo è quello che fa rendere al massimo il gruppo che ha e più oltre il massimo secondo me in questo caso. Certo. Paolo, ma una domanda che voglio porti è su Diawara. Che cosa ritieni sia successo a questo ragazzo che non mi dà la sensazione di avere lo stesso mordente di 12 mesi fa? Ha perso forse un po' di stimoli per l'impiego troppo scarno che si fa di lui? Ma questa può essere una spiegazione, ma la grande spiegazione, secondo me la spiegazione principale è l'età e il ruolo. Noi stiamo parlando di un ruolo dove nessun giocatore al mondo, il più grande interprete di questo ruolo, a 20 anni sono riusciti ad esprimere il meglio e quindi dobbiamo aspettare. In quel ruolo non conta che lui ha un grande fisico, cioè conta che ha un grande fisico, che ha una grande forza, tutto conta, però conta molto anche capire, leggere tutte le situazioni. È un ruolo. Quindi ci vuole molta maturità in quel ruolo. Ci vuole qualche anno per tirare fuori il meglio. Quando tirerai fuori il meglio dalla testa di Diawara e dalla capacità di lettura delle varie situazioni di gioco, poi il suo fisico porterà probabilmente Diawara stessa ad avere qualche cosa in più degli altri giocatori che si esibiscono in questo ruolo. Certo. Se giochi poco ritardi questa maturazione. Paolo, sono Sergio. Allora, d'accordissimo su tutto, di Diawara avevo parlato negli stessi termini e con le stesse parole per quanto riguarda l'età, la maturità e quindi le pause quasi fisiologiche che accompagnano anche la crescita di un giocatore attraverso i momenti di pausa. D'altra parte anche Rivera a 18 anni non era un giocatore che brillava per continuità, io me lo ricordo bene. Però io mo ti faccio una domanda che è un po' in controtendenza a quello che hai detto, ma che sicuramente capirai però il senso. Quanto deve crescere ancora Sarri per convincersi di essere un allenatore di livello internazionale con una squadra che può competere a livello internazionale? Ma non lo so, se dobbiamo andare dobbiamo partire da Napoli. È una domanda cattiva, però hai capito il senso? No, ho capito perfettamente il senso. Se dobbiamo andare a parlare di questo turno, di questo sedicesimo di finale di Europa League, allora la risposta sarebbe: cosa deve fare Maurizio Sarri in più l'anno scorso? Fare quello che ha fatto stasera la settimana scorsa. Bravo, vedi? Tanto per ridurre... Bravo, no, è quello che ho detto prima. Per ridurre il problema Napoli-Lipsia sia questo. Però io quest'anno ti devo dire che purtroppo giustifico questa cosa che non si è riuscita a farlo. Lo capisco perché purtroppo evidentemente più del Napoli-Lipsia il pensiero, ma inconsciamente, che può essere passato
nella testa di tutti è: ma Napoli-Lippe sia il sedicesimo, poi se superiamo Napoli-Lippe ci saranno gli ottavi, poi ci saranno i quarti. E stasera, ragazzi, abbiamo tremato quando Mario Rui si è toccato sotto la scarpetta, perché non avevamo più esterni. Quindi tutte queste cose entrano nella testa di un gruppo, di un allenatore, di una squadra, e quindi evidentemente la risposta che dà Sarri, nuova, una nuovissima affermazione di Sarri fatta ieri e fatta oggi, bravo, e sulla quale dobbiamo cominciare a ragionare, quando dice: noi dobbiamo aumentare l'organico, perché poi alla fine bisogna assolutamente aumentare l'organico. E in questo dobbiamo dire che ci sono due ordini di motivi che quest'anno non ce l'hanno fatto aumentare: un mercato di gennaio insufficiente, senza ombra di dubbio, che servivano altri due giocatori dal mercato di gennaio, e in più un po' di sfortuna per i casi Goulam e Milik. E erano già quattro giocatori in più e non era roba da poco. Non c'erano problemi. Paolo, ti lascio con un'ultima considerazione sul prossimo turno di campionato, che naturalmente vedrà la Juventus impegnata in casa contro l'Atalanta domenica alle 18, il Napoli a Cagliari lunedì alle 20:45. Cosa attendersi da questo doppio confronto? Ma innanzitutto loro sono bravi, sono bravissimi, sono fenomenali, sono i più forti di tutti, ma sono pure, oltre che qualche volta favoriti, sono pure fortunati, perché giocare con l'Atalanta domenica è la cosa migliore che ti può capitare, visto che stasera stanno spendendo tutte le energie, giustamente, senza polemica, è normale, stanno spendendo tutte le energie che devono spendere, perché stanno portando avanti, almeno fino a quando Sentigio vincevano 1-0 col Borussia Dortmund, quindi stanno giocando una partita storica per loro. E quindi la Juventus, secondo me, la dovrebbe vincere, e noi dobbiamo andare a Cagliari e vincere anche noi. Abbiamo la testa per farlo, le motivazioni per farlo, e non credo sinceramente che chissà quanta stanchezza si sia accumulata per il fatto che stasera praticamente i giocatori che giocheranno lunedì sono scesi quasi tutti in campo. Paolo, io ti ringrazio per la tua disponibilità e l'amicizia che mi dimostri sempre, ti auguro una buona serata e, come dici sempre anche tu, forza Napoli sempre, no? Ma sempre, questo è senza di alcuno. Ciao Paolo. Buonasera a tutti, un abbraccio. Ciao Paolo. Allora, un saluto all'amico Paolo Del Genio, torno a te Francesco, perché passiamo adesso all'analisi un po' di questo prossimo turno di campionato. Direi di discostarci, abbiamo l'ultima mezz'ora di trasmissione, discostiamoci un attimo da questa gara di Europa League, che ormai tante ha dato il responso, è andata ormai in archivio, quindi vediamo un attimo quelle che saranno le prossime partite. Io continuo a elencarvi le gare di tutte le prime 5 di campionato, anche se ormai la corsa a scudetto è una corsa palesemente ridotta soltanto a due formazioni, Napoli e la Juventus. L'Inter ospita il Benevento sabato alle 20:45, un Benevento rinnovato e anche rinnovato anche nella autostima, soprattutto dopo le ultime immissioni di gennaio. E la Lazio gioca a Sassuolo domenica alle 15, la Juventus, come detto, ospita l'Atalanta domenica alle 18, la Roma ospita il Milan domenica alle 20:45, gran bella partita sulla carta questa, e poi c'è l'incontro del lunedì, che è quello di Cagliari-Napoli, lunedì alle 20:45. Allora, che cosa può cambiare nella classifica questo turno di campionato, Francesco? Limitatamente alle prime due, perché le altre, diciamo, sono d'accordo con te, Roma-Milan è sicuramente una bella partita, concordo con quello che diceva Paolo prima, poc'anzi, in collegamento, l'Atalanta sta sparando tutte le cartucce adesso, chiaramente rincorrono un sogno, presumo che la Juve, non dico che possa trovare terreno fertile, tra le altre cose l'Atalanta è una società amica, ma non voglio fare illazioni di tipo quello che mi piacerebbe, a proposito dello Scanzuolo, se si verificasse un incrocio, allora il Benevento è assai distaccato, nel senso che c'ha 7 punti dalla SPAL, ma se oggi accorciasse i 7 punti retrocederebbe assieme alla SPAL, la salvezza è un po' più sopra, è a 21, e già sono 5 partite di seguito dove loro i contender non devono fare risultato, tu li devi fare tutti. Però se il Benevento, visto che l'Inter è in un momento non di grazia, se il Benevento facesse risultato a Milano e la squadra cara non solo al presidente Squinzi ma anche a Marotta e a tanti altri magari perdesse, io
Guarda, lui diceva, il buon Sergio diceva, fa il malvagio. Allora diciamo che io che sono un attento alla linea, se il Sassuolo all'ultima giornata col Napoli che già ha fatto delle cose e deve giocare col Crotone, magari, chissà, potrebbe prendere i 3 punti al San Paolo e la squadra cara al presidente Squinzi e a Marotta potesse retrocedere magari per le 7 frecce che ha preso con la Juve. Potrei anche ingrassare 30 kg nell'arco di 90 minuti. Per quanto riguarda invece Cagliari-Napoli, tornando a bomba un po' più seri, io dico sempre che le partite vanno giocate perché è situazionale. Concordo con quelli che hanno detto tutti che sicuramente c'è stato un dispendio di energie nervose, però non tali da poter poi pregiudicare la gara. Mi faccio aiutare da Bonardi che è un noto, come dire, Simpatizzante. appassionato di Cagliari, non sono affatto una cattiva squadra, hanno due o tre individualità che mi piacciono, Pisacane mi piace la carriera che ha fatto, perché io lo ricordo ragazzino con la promotion assieme a Criscito, ha fatto una bellissima carriera, hanno un ottimo portiere, magari lo frega un po' il fisico per gli standard attuali, mi ricorda tanto il primo Jaguaro Castellini. O meglio, il primo, non quello di Torino perché non me lo ricordo. Mi ricordo quello di Napoli e me lo ricorda come struttura, Ah, come ma sei un platealità. ragazzo allora, dimostri più l'età che Finiscila, hai ti allora. prego. Quel Cepitelli, scuola Roma, è un buon difensore centrale che si azzarda anche a uscire con la palla. Non sono una cattiva squadra. Io faccio un'altra considerazione. Alla luce di quello che farà la Juve e alla luce di quello che ha fatto la Juve da Conte in poi, che ha fatto sempre un girone di ritorno in cui i punti crescevano a dismisura di stagione in stagione. Io credo che il Napoli, se voglia conseguire obiettivi o l'obiettivo, quello con la O maiuscola, debba andare a Cagliari e fare la partita. Non necessariamente, come dire, entrare nella tre quarti avversaria prepotentemente sin da quando battono la palla al centro, ma magari fare anche una gara oculata. Però devi fare la partita. E credo che sarà così da qui alla fine, perché anche guardando il calendario nelle prossime gare, io non guardo tanto, ah, magari perdono punti nel derby, ah, però noi poi abbiamo la Roma, poi l'Inter. Io credo che le gare sono situazionali, però la Juve storicamente ha dimostrato che nel girone di ritorno Lascia poco. è cannibale, È cannibalizza un vero, po' tutto. da metà E se tu febbraio in vuoi, poi io sono di un'altra non idea, sbaglia Sito, più. poi lascio spazio agli amici. Se lo devi vincere e lo devi vincere nell'anno primo del VAR, glielo devi andare a strappare dalla maglia, perché loro non se lo È faranno scucire facilmente. vero. E glielo devi strappare. Per strapparlo dalla maglia, te lo devi meritare domenica su ogni campo, che sia Cagliari, il San Paolo con la Spal, lo devi meritare, perché la meritocrazia è quello che caratterizzerà Certo. quest'anno col VAR lo scudetto. D'altronde io penso che a Napoli e nel Napoli siano tutti perfettamente coscienti del fatto che sono 13 finali che il Napoli si deve giocare, non si può perdere terreno. Purtroppo il Napoli è nella condizione oggi di non poter perdere terreno neanche facendo un semplice pareggio. In quel di Cagliari, per esempio, che è un campo tradizionalmente ostico, visti anche i rapporti ambientali che ci sono. Un campo Ma il Napoli piccolo, deve calloso, col vincere, pubblico praticamente in deve mezzo al vincere proprio per quel campo. che dicevi tu, perché c'è Juventus-Atalanta. Max, a te so che non piace questo discorso dietrologico sui favori alla vecchia signora. Non credo però di dire nulla di nuovo se dico che l'Atalanta da sempre è stata una sorta di piccolo feudo bianconero, anche l'Atalanta. I rapporti sono quelli che sono, Anche se quindi. però l'anno scorso e anche alla partita d'andata Il 2 a 2. La Juventus ha perso punti con l'Atalanta, quindi è vero e anche il contrario, è per il contrario, Ahi, insomma. noi ne abbiamo persi 6 noi con l'Atalanta l'anno scorso. L'anno scorso hanno perso punti, quest'anno hanno già perso punti, quindi insomma non è poi così Insomma, tu automatico. come la vedi sta Juventus-Atalanta? Ma guarda, Dai, veniamo al dunque, non allora, perdiamoci come la già. vedo? La vedo che la Juventus è di un pragmatismo quasi sconvolgente, quindi è chiaro che l'Atalanta veramente sta spendendo tutto stasera e bisogna vedere come arriverà a questa partita. La Juventus è vero che ci arriva con i cerotti, perché c'ha parecchi giocatori infortunati e nel corso della settimana si sono fatti male anche altri calciatori. Però è altrettanto vero che c'è una rosa così ampia che
e c'ha un allenatore così bravo a riuscire a mettere i vari tasselli in campo che alla fine riesce sempre a trovare il bando della matassa. Devo dirti che invece secondo me la partita di Cagliari, ahimè purtroppo, non credo proprio che il Napoli possa avere problemi, perché il Cagliari è una squadra, è quella classica squadra che può fare, ecco, i 10 minuti modello Benevento, poi a un certo punto becca il gol e a quel punto, diciamo, non ha più quella forza, non ha quella forza, quella... E poi manca un giocatore fondamentale al Cagliari, che è Cicarini, che quest'anno è stato l'equilibratore della squadra, e non solo il motivatore, quello che ha fatto gli ultimi gol decisivi e tutto, ma è l'equilibratore. Quindi credo che per quanto possa utilizzare o Barella nel ruolo di Cicarini o lo stesso Padoin, perché può far giocare anche Padoin, devo dire che secondo me il Cagliari non ha quella quell'ossatura di squadra che possa creare dei grandi problemi al Napoli. Sergio, su Cagliari-Napoli, anche a te, di che cosa si deve preoccupare il Napoli, al di là del fatto ambientale di cui accennavo prima? Ma il Napoli deve preoccuparsi di come entrerà in campo, perché al di là di quelle che sono sicuramente... Beh, però, scusami, Paolo Del Geno diceva una cosa giustissima, diceva il Napoli in campionato l'approccia sempre bene la partita. E in Europa in Coppa che... Se mi consenti... L'approccio proprio no, perché già i primi tempi no, approcciare, problema... inteso come affrontare la partita con la giusta determinazione, poi è chiaro che i primi 5 minuti c'è stato... Ci sono parecchie partite concetto, dove i primi tempi ha lasciato fare. Il concetto è proprio questo, nel senso che qua non è che si discute su come il Napoli mentalmente entrerà in campo. Si discute sul fatto di come reagiranno anche le gambe in relazione anche a una mezza delusione, visto che si è profusa tanta energia mentale oltre che fisica per cercare di recuperare anche un risultato che a prima vista sembrava dover vedere soccombere abbastanza nettamente il Napoli nella trasferta tedesca. Il Cagliari è una buona squadra, però io vi do dei numeri e i numeri di solito non mentono: 25 punti più 8 sulla spalla, due sole vittorie nelle ultime 11 partite e 5 punti però nelle ultime 3 gare. Quindi Lopez in questo momento può essere soddisfatto dei 25 punti da un punto di vista mentale, ma è lo score casalingo che dovrebbe dire al Napoli di partire subito col piede sull'acceleratore per andare a far subito male ai rossoblù, perché ne ha vinte 4, ne ha pareggiata una e ne ha perse ben 7 in casa il Cagliari quest'anno, laddove nella scorsa stagione Rastelli fece delle partite interne il feudo con il quale si assicurò la salvezza, si può dire, dopo poche giornate del girone di ritorno. Però 5 l'ha perse, 5 l'ha perse con Rastelli. Sì, il concetto è questo, che è una squadra, come diceva bene Max, che ha anche delle buone individualità. Ora bisognerà capire se per esempio assente il Cicarini, che stava giocando un gran campionato, Barella saprà avere la stessa personalità con Ionita in mezzo al campo rispetto a un giocatore di esperienza e anche di maturità come Cicarini. Bisognerà capire se il buon Lopez, giocando con la difesa a 3, preferirà mandare in campo Romagna piuttosto che Andreolli, visto che Cepitelli e Castan sono giocatori inamovibili. Bisognerà vedere sugli esterni se giocherà con Dossena e Padoin piuttosto che con un Faragò, che a me è un giocatore che piace moltissimo come gamba, come fisico, come tenuta. E poi bisogna capire se in attacco giocherà con Pavoletti e Joao Pedro, oppure se preferirà avere un attacco con Joao Pedro e Farias, che potrebbero essere giocatori che non danno punti di riferimento alla difesa del Napoli. Quindi è una squadra dalle
molte possibilità di carattere tattico, per cui a mio giudizio alla fine dipenderà tutto da come il Napoli affronterà l'impegno da un punto di vista fisico e mentale. Mettere subito le cose in chiaro significa archiviare la partita. Sei stato chiaro, del sei, primo sei tempo. Stato parlano chiaro. Molto Francesco. Bene sia di Barella che di Romagna, si vocifera addirittura Romagna che, c'ha il ricompra che della Juve. Di Biagio magari con questa doppia trasferta in Inghilterra per le due amichevoli, almeno Barella, forse Romagna è un po' prematuro, però di Barella si parla in ottica futura, ma già da un po' si parlava di... Mi dai un tuo giudizio su Farias, che è questo giocatore che sembrava... D'accordo con Sergio, è uno che ti punta, è uno bravo tecnicamente, vedi io... È uno che non vede la porta. Perché non amo parlare? A meno che Viviano non gliela butta addosso. Quest'anno veramente ha segnato due gol, credo. Due gol. Uno da Viviano, un po' di problemi da questo punto di vista. Però, tornando al lui ha fatto anche il nome di altri giocatori. Mi riallaccio un attimo al mercato che come dire, la terra dei cachi, cantava un noto gruppo. Nel senso che tutti ne parlano, magari noi siamo stati scontenti. Sì, Elio, le storie tese. Vedi, io... Quando non riesce ad arrivare a Verdi, magari il Politano di turno è sovradimensionato o sopravvalutato, io credo che guardare ad altre realtà, guardare a Farias, guardare a, non dico un nome che tu conosci bene perché so che segui il Benevento, guardare a Letizia come alternativa dei... magari lo metti lì, fa l'alternativa. A me pensa un po', piace moltissimo D'Alessandro. Niente meno. Quando per esempio fai questo tipo di discorso, quando io faccio questo discorso e molti mi imputano, sì ma il Napoli non è più il Napoli di 4-5-6 anni fa, adesso il Napoli è in anticamera delle top 8, è in anticamera delle prime 8-10-12 squadre d'Europa, deve prendere importante. Sono d'accordo, però noi in questo momento stiamo parlando di un gruppo che è granitico, che ha praticamente 12-13 titolari che a rotazione giocano sempre, e magari tu prendi per riempire l'organico, per alzare in maniera esponenziale il livello di competitività infrasettimanale, perché ricordiamoci che il Napoli non ha un discreto settore giovanile, che Sarri non ama aggregare i giovani della primavera, e che quando devono fare allenamento tra infortunati, qualcuno che lungo di genti, e tu hai difficoltà, hai difficoltà ad aumentare il livello di competitività. Dunque sono d'accordo con quello che dicevi tu, con quello che diceva Sergio. Farias poteva essere, adesso è questione di lana caprina, poteva essere anche un nome spendibile, perché è un giocatore che ha le caratteristiche che chiedeva Sarri, cioè un giocatore tecnicamente bravo, che ti punta, crea momentanea superiorità numerica attraverso il dribbling, scarica la palla, attacca lo spazio. Magari lo mettevi lì e ti poteva essere utile come Letizia. Lo dico un nome che magari farà storcere il naso, come destro. Perché si pare che Milik, sai, come pare che Milik abbia dei tempi, ritardi. I tempi di reinserimento magari stanno un po' scivolando verso... un po' più avanti, siamo sempre lì, però il mercato, ti ripeto, è questione di lana caprina. È vero che il Napoli ha delle difficoltà, in questo momento paradossalmente il contraente debole è colui il quale tecnicamente dovrebbe essere quello forte, cioè quello che c'ha il grano, perché tu c'hai i soldi e i competitor ti mettono i bastoni tra le ruote, attraverso anche una serie di giochi di scatole cinesi, di interessi contigui, che sono legittimi, anche se per esempio al presidente della UEFA non piacciono. Le squadre ti tengono, perdonatemi, per le gonadi, perché tu c'hai i soldi e loro stringono, perché tu offri 1.000, ma loro sanno che tu c'hai anche 5, 10, 15 e vogliono più di 1.000. E poi il Politano di turno, che è un giocatore che apprezzo, valutarlo 30 milioni di euro è davvero tanto, e dunque tu ti trovi in difficoltà. E secondo me anche Ionita, perché no, poteva essere, infatti, anche perché parliamoci chiaramente, il campionato di Serie A quest'anno, due anni fa era nel quest'anno il campionato di Serie A è un campionato, permettetemi, due anni fa era una squadra di bassa media classifica, la sua punta di diamante te la cede, non dico volentieri, perché pare, tranne se non ci sono grossi sconvolgimenti, che diciamo che la quota salvezza è molto bassa. Vedi, allora magari tu te lo levi. Io dicevo, due anni fa da quando ha avuto il problema al ginocchio, sì, non si è mai più ripreso a quei livelli di come gioca Verona. Domenica, e
farò un articolo scrivendo di questa partita in cui ha vinto il Napoli. Parlo di Chievo-Cagliari, gol di Giaccherini, gol di Inglese, gol di Pavoletti. Tre giocatori che si diceva non avessero fatto, non facessero allora al caso del Napoli. Allora qua, ecco, ti invito. Mi anticipi perché io volevo arrivare proprio a questo, cioè, allora, intanto la partita di per sé fa capire che certi giocatori che erano stati considerati rottamabili a Napoli in realtà non erano solo rottamabili. A me Pavoletti piaceva tantissimo al tempo del Genoa. Io ricordo che sbavavo per averlo nella squadra azzurra. Poi chiaramente è venuto fuori che era un giocatore disadatto alla concezione calcistica sarriana, che pretende il fraseggio ai 16 metri anche da parte del centrale, quindi è chiaro che lui ha un po' i piedi lignei, questo è vero, non è certamente un giocatore dai piedi, era arrivato anche reduce da un infortunio, però non credo però di dire un'eresia se dico che con Sarri comunque non sarebbe riuscito a far granché, uno come Paolo, no, al di là per sua stessa missione, perché lui quando è andato via ha detto Però perdonami, il giocatore in sé non è un giocatore scarso, è un giocatore di assoluto valore. Giaccherini è un giocatore che fino a 2 anni prima aveva fatto parte e da protagonista della nazionale di Antonio Conte, che ha bisogno 2 o 3 anni fa, di sentirsi stimolato e che è un diesel che deve entrare naturalmente lentamente in condizioni. Questa sera abbiamo visto un giocatore come Tonelli rendersi particolarmente apprezzabile ci si chiedeva perché fosse passato tanto tempo prima di vederlo in campo in una maniera più seria, questo giocatore. Per necessità, no? Quindi, per necessità. Quindi io quando dico, e ripeto, io dico sempre questa cosa premettendola, lo dico da grande estimatore di Maurizio Sarri, nessuno pensi che io voglia attaccare questo allenatore che stimo tantissimo per il lavoro che sa fare in campo, però io quando dico che in qualche misura anche la politica calciofila di Sarri ha fatto sì che la rosa del Napoli sembrasse ancora più povera di quanto non fosse, io lo dico causa cognita, perché determinati giocatori che avrebbero potuto rendersi utili e essere un giusto corollario a un organico eccellente, secondo me, si sono rivelati poi alla fine non più tanto utilizzabili, perché, come disse giustamente un ass al termine della gara d'andata con l'Ipsia, se gioco poco non entro mai in condizione, faccio fatica. Quindi, poi io ti chiedo da allenatore, Sergio, scusami, lo voglio chiedere a te e anche a Francesco questo, ma voi da allenatori, un giocatore che segna lo cambiate dopo 2 minuti? E te l'ho detto all'inizio proprio. E dico, è una scempiaggine quella. Ma ti ripeto, quando ho parlato di provincialismo senza essere offensivo, dico che questo allenatore deve crescere, perché lo può fare, perché è un uomo intelligente, anche e soprattutto a livello internazionale, perché oramai è calato in una realtà ed una dimensione per la quale non può precludersi di fare delle scelte più coraggiose. Certo. Quando Francesco prima ha fatto il paragone con Mourinho, non me ne voglia Francesco. No, ma era un paragone sul piano, come dire, di creare delle... ma non come ci posso siamo. Dire, di creare dei, non ci dei, siamo, perché dei preconcetti... Io davanti a voi tutelo, no, io ma non, ho non... sbagliato io a fare un determinato tipo di formazione. Ma lì... È una cosa che fa Mourinho. Sì, ma lì è stata... se mi consenti, una presa di coscienza corretta, perché forse rivedendo quello che aveva dichiarato in sede di presentazione anche della gara, siamo ai limiti della follia, si gioca dopo 60 ore, siamo in un torneo che non ci dà quello che ci deve dare, tutto il resto, tu ti autolimiti da solo. Cioè, è un outing in diminuzio che non puoi consentirti dopo che hai creato meraviglia e piacere di vedere calcio in quasi tutta l'Europa. Non so se rendo l'idea. E questo è grave per un allenatore.
E ti ripeto, noi che abbiamo allenato ragazzi, che abbiamo allenato a certi livelli di categorie dilettanti, sappiamo quanto i giocatori debbano essere motivati, debbano essere sempre tenuti sulla corda. Cioè il fatto che lui, parlando di Giaccherini, abbia detto forse ho sbagliato anch'io qualcosa, beh, ti fa capire che probabilmente lui non lo dice, lui non dice certe cose per dirlo, proprio perché lo ha detto Max, lo hai detto tu prima, lui non le manda a dire, non se le tiene. Quindi evidentemente ha preso anche consapevolezza e coscienza che forse qualche volta plus dixit quam voluit, ha detto più di quello che avrebbe voluto, ma soprattutto di quello che avrebbe dovuto in relazione a determinati calciatori che potevano essere utilizzati un po' di più e un po' meglio, proprio per dare corpo a quella rosa di cui oramai si parla a livello internazionale deve essere numerosa e qualitativamente importante. Max, ma la partita di questa sera potrebbe aver detto anche un'altra cosa, che lo strapotere fisico di Koulibaly è qualcosa di enorme, di sesquipedale, ma oggi se c'è un giocatore impreteribile che non può mancare nella difesa azzurra è Raul Albiol, perché con lui il suo partner gioca immediatamente bene, entra immediatamente in sintonia. Credo che vada ascritto anche ad Albiol la buona prestazione di Tonelli questa sera. Credo che sia proprio così, perché se tu fai invece, inverti l'ordine dei fattori, chi gioca invece con Koulibaly non sempre gioca così bene come gioca quello là che gioca con Albiol. Era proprio quello che volevo dire. Credo che sia Albiol, quando è in forma, quando sta bene fisicamente, continua a essere uno dei difensori migliori al mondo. Io non rinuncerei mai, Francesco, senza ombra di dubbio, a Raul Albiol. Presumo che tanti parlano del terzetto di Nani da giardino elettrificato, che sono il bene estetico di questa squadra. Attenzione, perché Caglione si oppone molto a questa cosa, essendo 1,82 lui, eh. Lui dice parlate di loro due, ma non di me, che sono un metro. Le accomuno, inteso come elettrificati. No, di più. Io credo che in questo momento sono d'accordo con te. I due capisaldi, cioè coloro i quali in questo momento difficilmente sono surrogabili, sono Albiol e Allan. Su Albiol sono d'accordo. Su Albiol sono d'accordo con quello che dicevi tu, pienamente d'accordo. Anche perché c'è stato un paio di situazioni oggi in cui il Poulsen è riuscito a mettere il corpo tra l'avversario e Tonelli, e Tonelli invece di temporeggiare e staccarsi ha cercato di vedere la palla e lo ha steso, e due volte che lo ha steso Albiol gli è andato vicino, gli suggeriva, secondo me gli diceva, lo portava per mano. Sono d'accordo sul fatto che Tonelli, cacciato dalla naftalina, sta facendo 3-4 partite di spessore importante. Credo che abbia dei limiti tecnici palesi, però è uno che ha una determinazione, una cattiveria agonistica che pochi hanno ovunque. Ha salvato un gol. Possiamo dire che finalmente è uno dei vecchi difensori della scuola italiana, più di Maksimovic, perché a tanti hanno imputato a Maksimovic il fatto che lui lavorasse uomo contro uomo, come si giocava magari fino agli inizi degli anni 90 con la rivoluzione sacchiana, e poco di reparto. Però anche lì io non l'ho mai visto, sì, però, perdonatemi, essere cattivo, mettere un gomito, tirare una maglia, fare un'entratina. Io non voglio sembrarvi un tipo scorretto, però con il piedino un po' a martello, come fanno tanti, Chiellini, Bonucci, e quanti, no, Chiellini, Bonucci sono giocatori che hanno fatto anche così la storia della Juve. E Torelli è un giocatore, a volte il difensore si stacca, dice salta tu, piglio la seconda palla, piglio il rimbalzo. Invece lui ha continuato ad andare, e questo secondo me è... No, ma fa, c'è un'altra cosa che mi ha... Come dire, deve essere rimarcato, perché sennò continuiamo a dire questo giocava Empoli, tiene i piedi quadrati. Non è solo questo, Tonelli. Però c'è un'altra cosa che viene spontanea, una domanda. Ma perché non giocava? Perché nelle gerarchie c'era Ciriches, che comunque è il centrale titolare della Romania, che prima di andare al Tottenham si parlava di Barcellona, poi si strappò, aveva un passato anche tecnico. Ma Sarri lo conosceva, se l'è portato lui da... No, non è
proprio no, così. Non se l'è portato lui, però certamente l'ha allenato lui a Empoli. Lui l'ho allenato io a Empoli. Voleva due giocatori dell'Empoli. Scusami. Uno giovanissimo che adesso mi pare sia in Spagna. Lui voleva Rugani, dai, lui voleva Barba e voleva Croce come centrocampista. Difensore voleva Rugani. E voleva il trequartista. Che era il difensore che voleva era Rugani, che poi andò alla Juve. Giovane Rugani. No, io quello che voglio dire è che in queste due o tre partite che ha giocato Tonelli ho notato una cosa fondamentale, che i compagni, sapendo del fatto che c'hai i piedi di legno, e anche lui è consapevole di questo, trova sempre il passaggio e lo scarico libero per poter evitare di fare qualche cappellata come ha fatto nella scorsa stagione. E questa è una cosa importante perché, ripeto, lui, e stasera lo ha dimostrato, a un certo punto ha fatto un colpo di testa in attacco sul quale il giocatore dell'Ipsia si è buttato a terra come se avesse subito il fallo, ma lì fallo non c'era, che mi fa pensare che sto giocatore è e potrebbe tornare molto utile anche in qualche situazione a palla inattiva nel momento in cui qualche partita non si dovesse sbloccare in un certo modo. Bisogna dare ai giocatori fiducia, bisogna dare ai giocatori la capacità di autoconvincersi anche delle loro qualità, anche quando non sono eccelse. Volevo aggiungere ed una in cosa, questo Sarri forse ancora pecca per insicurezze personali. Perdonami, Sergio, volevo riallacciarmi a quello che diceva Sergio. È anche vero però che il discorso deve essere analizzato dall'angolo visuale diverso. Mi spiego meglio cosa voglio dire. È vero, l'allenatore ha il compito, il diritto dovere di valorizzare il patrimonio messo a disposizione dalla società e i giocatori che ha a sua disposizione, che lui ne abbia simpatia o meno, che li ritenga più o meno funzionali al proprio progetto tecnico-tattico. Del resto tu sei lì, uno come Sarri, assieme a Calzone, assieme a Nista, uno che lavora sul campo come un dannato per ore, dunque il miglioramento è proprio lavorativo, cioè sul quotidiano, così è sudore. Però è anche vero una cosa, il giocatore, specialmente quello che entra dalla panchina, quello che gioca poco, ha il diritto dovere di farsi trovare pronto adesso. Cioè, Rog è uno che, se il tecnico sente l'esigenza di dire, dopo un anno e mezzo che lavora con me, ancora porta palla, ancora si guarda i piedi, ancora è poco inserito in un discorso, facciamola semplice, di tiki-taka, e vuol dire che è vero che magari lui ci ha messo del suo come allenatore a non esaltare le tue qualità, perché tu vuoi giocare in mezzo e lui ti utilizza per necessità come alternativa esterna, però quando ti fa giocare, due settimane fa l'ha fatto giocare nel ruolo suo, ha fatto più danni del terremoto di Casamicciola, è vero, era una formazione rabberciata, però io che cosa vorrei da ex giocatore anche di infimo ordine? Non mi fai giocare mai, io ho due ordini di possibilità per metterti in difficoltà, durante gli allenamenti settimanali, perché l'allenatore dice, adesso un muro, ora mi dica lo provo, e quando ti fa giocare 10 minuti, e tu quei 10 minuti devi sparare tutte le cartucce. Perché se spara tutte le cartucce, ma in genere fa fallo e si finisce, tu sei, questo è un gargamella, bro, finiscila. Allora io sono d'accordo con quello che diceva Sergio, però è anche vero che i giocatori hanno la necessità di farsi trovare pronti subito. Del resto tu sei appassionato di sport in generale, in NBA è così, cioè tu non giochi, lui è appassionato di basket, non giochi 30 partite, magari fai quella, la serata ti fai, loro in America lo chiamano il Rising Star, cioè entri, fai 30-40 punti magari contro il top player della squadra avversaria e tu entri in un contesto, cioè entri da una situazione in cui eri in fondo alla panchina, la scaldavi, è una situazione in cui sei on fire. Quello che ha fatto gol con Wigan, che ha eliminato il Manchester City in FA Cup, è uno che sta facendo gol. Il Wigan fa la Lega Pro, la C in Inghilterra, è uno che fa gol da settimane, fa gol in FA Cup, fa gol in Serie C, è on fire, è uno che fa sempre gol. Ha fatto gol al Manchester, ha fatto gol a quel difensore che hanno preso all'Atletico Bilbao, lo hanno pagato come un anello di Bulgari, non gli ha fatto capire niente. Sei on fire, ma se tu mai ti fai trovare pronto, è sempre la panchina scaldi.
Vi però... lascio con un'ultima domanda, sì, perché Sergio siamo a 4 minuti dal termine, quindi siamo purtroppo in dirittura d'arrivo. Vi faccio una domanda, la pongo a tutte e tre, vi prego di darmi una risposta secca, senza darmi tante motivazioni. Parto proprio da Sergio Curcio. Nell'attuale stagione di questo Napoli, concentriamoci e focalizziamoci sul campionato, visto che ormai le coppe, certo, un discorso è andato in archivio. Nella importanza di questo campionato, nella bontà, nella qualità di questo campionato del Napoli attuale, che come ricordava Paolo Del Genio ha vinto 21 partite su 25, quanto c'è in percentuale di qualità dei singoli interpreti e quanto c'è in percentuale di lavoro di Maurizio Sarri? Ma io credo che a questo punto, e penso di dare una percentuale molto alta al lavoro di Maurizio Sarri, dico 50 e 50. Perché? Addirittura. Sì, perché di solito si dice che l'allenatore dà il 20%, il 30%. Io a Maurizio Sarri gli riconosco, nonostante quello che abbia detto prima, questo per farti capire che vado proprio a pescare il pelo nell'uovo per quello che è successo stasera o anche in Champions. Ti prego solo la velocità, Sergio, dobbiamo far sentire. Sarri ha creato una macchina perfetta, nella quale ci sono 11 giocatori che sinergicamente sono funzionali l'uno all'altro. Questi 11 giocatori hanno anche delle grandi capacità di carattere tecnico e di comprensione tattica, per cui il 50% delle realizzazioni, delle azioni, delle intuizioni, Max, sono del Napoli. Max Bonardi. No, per me 60-40, 60 Sarri, 40 la squadra. Francesco. Non vorrei dare delle percentuali, anche che con i numeri ho sempre fatto ridere, sin dalla scuola elementare. Però credo che non si debba prendere collera a nessuno, non facciamo torto a nessuno se io affermo con cognizione di causa che Sarri non mortifica il talento dei singoli giocatori di talento, perdonate il gioco di parole, anzi chiede loro di rinunciare ad una piccola parte del loro ego calcistico per metterlo a disposizione in funzione di un bene maggiore che è il gioco collettivo, che è l'armonia e l'equilibrio di 11, 12, 13 giocatori che lavorano in simbiosi. Grazie a Francesco Infranti, a voi. Grazie a te per essere stato qui con noi, grazie come sempre a Max Bonardi. Grazie a te Silvio. E grazie a Sergio Curcio. Un saluto ad Umberto della Tecnocasa, un carissimo amico. Volevo solo ricordare una cosa, un ricordo di Carlo Carione, veloce, che ci ha lasciati fai bene, un abbraccio affettuoso alla famiglia. Carlo è stato un amico che abbiamo conosciuto, abbiamo potuto apprezzare sia per quanto riguarda il suo lavoro come giornalista della RAI, era una persona per bene, un amico che abbiamo conosciuto sia per quanto riguarda il calcio e per quanto riguarda il basket, veramente un amico che ci ha lasciato. È un bacio da tutti noi all'amatissimo Carlo. Allora, l'appuntamento con la diretta di Gazzetta Azzurra TV è per giovedì prossimo, sempre allo stesso orario, dalle ore 21. Stasera eccezionalmente siamo partiti alle 21.30 perché commentavamo il post gara di Lipsia Napoli. Dalle 21 alle 22.30 giovedì prossimo sul nostro canale di lezione 148 o 271 di Telecapri Event, ma è possibile rivederci anche sul canale, diciamo sulla consociata Telecapri Sport. Poi vedremo, vi faremo sapere, magari vi saremo più precisi sull'orario della replica anche di domani. Il pallone porta fortuna, lo inquadriamo, perché sempre, comunque e ovunque noi tiferemo per Napoli e non solo per il Napoli. Silvio Lia Ferrara, Gazzetta Azzurra TV. Buonanotte a tutti.